Miglior attore protagonista. Vogliamo farci aiutare dal filmato, come si dice? Beh, visto che li abbiamo recuperati. Posso sapere perché non mi rispondi al telefono? Bruno, esci, prendi appuntamento con Chiara. No! Tu adesso mi dici che cazzo stai combinando con mio figlio! Voglio sapere quando iniziamo! Inizieremo quando sarà il momento. No, mi dici adesso le date! Voglio sapere quando iniziamo! Non è possibile che non ho una casting director, non ho niente! Non ho uno straccio di organizzatore generale! Lo avrai! Però adesso vattene. Sei un incapace! Allora, cosa sarà Kim Rossi Stewart? Cosa sarà di Francesco Bruni? Buonasera, grazie. Buonasera. Eccoci. Cosa sarà? Grazie mille. Cosa sarà? Eccolo. Grazie. Kim Rossi Stewart, miglior attore protagonista, anche collaboratore alla sceneggiatura di questo film. Sì, no, ma io credo che questo sia un atto di generosità di Francesco Bruni. Io in realtà sono portato a dialogare, a rompere molto le scatole ai registi. Vorrei entrare tra le pieghe, le righe della scrittura, sempre per sentirmi più protetto, probabilmente, e consapevole di che cosa stiamo facendo. E Francesco mi ha buttato dentro i titoli, ma insomma non me lo merito. Senti, siccome il film vince anche la migliore sceneggiatura, facciamo venire Francesco con te. Francesco Bruni, migliore sceneggiatura con Kim Rossi Stewart, ma Francesco. Il Francesco film. È l'anima di questo film, perché sappiamo quanto per te sia stato importante. Sì, mi sembra un chiaro invito a proseguire. Sapevo che avresti detto nella questo. Nella mia antica attività di sceneggiatore, e io lo raccoglierei anche volentieri, ma. Mi chiami tu a scrivere i tuoi film, Kim? Non mi chiama più. Ci ho provato per 10 anni, non fa così, dai. E allora io devo continuare a fare regista finché non mi darete un premio per quell'attività, però vi ringrazio davvero. Però sei tanto bravo anche a scrivere, che vuoi fare? Ce lo dimentichiamo? Non mi chiamano più. Non è vero. No, a parte gli scherzi, devo ringraziare soprattutto una persona che è qua, Carlo degli Esposti, perché a parte il fatto che mi è stato accanto in mille modi in alcuni mesi bui, quando poi sono uscito dai mesi bui sono andato nel suo ufficio, gli ho raccontato la storia di questo film e lui credo che abbia avuto un crollo, ha battuto una capocciata sulla scrivania e mi ha detto sì, lo facciamo a patto che tu poi faccia una commedia da 7 milioni di euro. E io gli ho detto sì, ma non gli ho detto che non ne ho mai fatte. Quindi Carlo, io ci provo, però vediamo insomma che cosa viene fuori. E poi nonostante che lei non voglia essere nominata, io contravvengo e vorrei ringraziare Raffaella Leboroni che merita assolutamente questo ringraziamento. È stata la mia salvezza in tanti modi, ma specialmente in questo frangente, in una maniera tale che poi ho deciso di farle interpretare proprio il personaggio della salvatrice, ecco. Grazie. Eh sì, e devo dire che insomma l'è venuto anche bene, dai. Possiamo ricordare che ha avuto una candidatura per questo. La sua prima candidatura in assoluto. Abbiamo detto che sono nastri di molte prime volte, quindi anche per lei una prima volta. La prossima volta la vogliamo qua e tu le fai un applauso. Perché Kim non ha detto che mi chiama come sceneggiatore, non vorrei fare. No, non si è impegnato, detto, è vero. Non si è impegnato. Vuoi togliergli il nome dalla sceneggiatura? No, lo lasciamo. No, anzi, io volevo farlo firmare anche proprio come sceneggiatore insieme a me. Poi mi hanno detto che dovevo dargli dei soldi e allora non ho lasciato perdere. Kim, tu alterni ormai anche le regie, stai lavorando io in 15-18 anni, sono alla terza regia, sì, sto chiudendo il film. Tutte scritte con altre persone. Questo è come una piccola sceneggiatura di uno sketch che hai scritto tu, però. Francesco Bruni, Kim Rossi Stewart, cosa sarà? Grazie molte, grazie a voi. Miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura. È una grande regia, lo aggiungo. Tanto non ti sente, no, sta scendendo. No, non mi sento.